Buonasera a tutti i sorcini, questa sera siamo con Renato Zero, o meglio, alias Amalu. Allora, come è nata questa passione per Renato Zero? Ma questa passione per Renato Zero è nata nel lontano 2002, quando assieme ai miei genitori sono andato a sentire proprio un tributo a Renato Zero a Casale Monferrato in Piazza del Cavallo. E da lì mi è nata questa curiosità, diciamo, non è stato un colpo di fulmine. Piano piano mi sono iniziato a interessare a questo artista, ho comprato qualche CD, qualche musicassetta, e poi piano piano la cosa ha preso dimensioni sempre più grandi, poi ho iniziato a seguirlo anche nei concerti, a comprare sempre tutti i suoi dischi il primo giorno d'uscita, e così sono diventato anche un collezionista, quindi compro tutti i videocassette, CD, DVD, LP, tutti i cimeli che ho in una casa. E quindi piano piano questo mi ha portato anche a questo spettacolo. Questo spettacolo è nato, diciamo, per caso, perché ho iniziato per scherzo di karaoke a cantare con gli amici le sue canzoni, ovviamente, perché era il mio cantante preferito. E poi vedevo che la gente nei locali di karaoke, quando cantavo io, era entusiasta, reagiva bene. E allora poi io ho detto, perché non provare a fare una serata? Nel mio paese, visto che c'era un locale che, ma che sapeva che io cantavo in karaoke, mi fa, fai una serata. E così, eccoci. Quindi è nato il tributo a Renato Zero. Sì, il tributo a Renato Zero è nato da prima su basi musicali, quindi un one man show. E poi piano piano fino a qui, con una band dal vivo di 6 elementi che ho anche incontrato per caso, perché sono andato in un locale dove suonavano loro con un altro cantante, e quando mi hanno visto mi hanno chiesto, perché ovviamente sapevano che anch'io cantavo Renato Zero, mi hanno invitato a cantare una canzone, e quindi ho fatto una canzone assieme al loro cantante e hanno visto che mi sono piaciuto, quindi da lì abbiamo provato a creare una collaborazione, quindi loro hanno queste due situazioni con me e con il mio cantante. E adesso vediamo come andrà. Senti, nuova band, nuovo costume, nuovo tutto, diciamo, sì. Hai allestito uno show completamente diverso da quello che c'era un po' di tempo fa. Sì, diciamo che piano piano si migliora, passavo le serate a pensare le modifiche, i costumi, cosa potevo cambiare, perché poi mi riguardavo nei video, nelle foto, dicevo questo non va, questo va, e quindi piano piano si è sempre migliorato, grazie anche a una sarta che mi confeziona questi costumi, sono riuscito a, diciamo, secondo il mio parere, a creare un buon impatto visivo per lo spettacolo, ecco. Senti, Marco Fasano all'anagrafe, ma di dov'è Marco Fasano? Io abito a Treville, un piccolo paesino immerso nel Monferrato, che è famoso per la sua bellissima chiesa che svetta, che si vede da tutta la pianura del Vercellese. Sì, un piccolo paesino che però piano piano spero di uscire e con questo spettacolo di andare a trovare anche tante altre città più grandi. Si parte dal piccolo ma si punta in alto. Senti, allora diamo magari qualche appuntamento prossimamente dove potranno vederti? Certo, possono trovarmi venerdì 3 agosto proprio alla, giochiamo in casa, alla festa di Treville, la festa del paese, quindi venerdì 3 agosto. Poi successivamente mi possono trovare qui vicino a Vercelli, a Collobiano. E poi questo l'11 agosto a Collobiano, sabato 11 agosto, e poi 18 agosto a Novi Ligure e via via fino in inverno, abbiamo già un po' di date buttate giù, quindi 18 agosto Novi Ligure, e poi seguitemi su Facebook, cercate la pagina Amalu Tributo a Renato Zero, così potrete sapere tutte le altre date dell'autunno e dell'inverno. Senti, in conclusione un saluto al Renato Zero. Ovviamente non dimenticatemi, Mentre la pelle brucia, un'altra velava, fino a che non scompare, quanti segreti che appartengono al mare.
diranno sempre.